Il mondo ha sete di speranza e i cristiani sono chiamati ad annunciare il risorto con la vita e mediante l'amore, senza farsi imprigionare dalla tristezza o lasciarsi schiacciare dai problemi. Nella Basilica Vaticana, dapprima avvolta dall'oscurità e poi trionfante di luce, Papa Francesco ha presieduto la veglia pasquale amministrando i sacramenti dell'iniziazione cristiana a 12 neofiti. A tutti il pontefice ha chiarito che la speranza non è un semplice ottimismo, un atteggiamento psicologico, ma un dono di Dio se usciamo da noi stessi e ci apriamo a Lui. Il Consolatore non fa apparire tutto bello, non elimina il male con la bacchetta magica, ha insistito, ma infonde la vera forza della vita, che non è l'assenza di problemi, ma la certezza di essere amati e perdonati sempre da Cristo, che per noi ha vinto il peccato, ha vinto la morte, ha vinto la paura. Di qui l'invito a evangelizzare i problemi e a non permettere all'oscurità di attirare lo sguardo dell'anima e prendere possesso del cuore. Apriamo al Signore i nostri sepolcri sigillati. Ognuno di noi li conosce. Perché Gesù entri e dia vita. Portiamo a Lui le pietre del rancore e i macigni del passato, i pesanti massi delle debolezze e delle cadute. Egli desidera venire a prenderci per mano, per trarci fuori dall'angoscia. Ma questa è la prima pietra da far rotolare via questa notte. La mancanza di speranza che ci chiude in noi stessi. Che il Signore ci liberi da questa terribile trappola, dall'essere cristiani senza speranza, che vivono come se il Signore non fosse risorto, e il centro della vita fossero i nostri problemi.